Finisce 1-1 fra Genoa e Udinese, una partita complessivamente equilibrata, ma col Genoa che ovviamente in questo finale non può sorridere perché ha avuto due occasioni importantissime, mentre non mancano fair play e sorrisi. E non mancano fair play e sorrisi, ma questa era una partita che secondo me dovevamo vincere. Dovevamo vincere fondamentalmente perché sarebbe stato lo stacco salvezza, invece siamo ancora lì a menarcela un pochettino. Non si è perso, si è portato via un buon punto contro una squadra molto molto in gamba, che non a caso ha 32 punti, però che ci ha concesso la possibilità sul finale anche di poter portare a casa questi 3 punti. Bentornati qui da Basti, siamo ritornati qui oggi di nuovo con un post partita. Siamo qui con il post partita serale di Genoa Udinese 1-1. Come potete ben vedere ancora non c'è editing, non c'è assolutamente nulla perché è un po' lunga la situazione che riguarda il computer, ma tanto parliamo sempre di Genoa, quindi che sia editato o no va bene lo stesso. Vi invito a passare nei primi link che troverete qui sotto in descrizione: Instagram, Bastvezza YouTube, Ignoranza Genuana, Grifone Rossoblu e la Genova Rossoblu. Andiamo ad analizzare questa partita. Genoa è sceso in campo con il solito 3-5-2 ed abbiamo rivisto giocare Davide Biraschi, che ha interpretato una partita molto buona a livello tattico. A livello tecnico sappiamo non essere un fenomeno, però a livello tattico ha difeso benissimo insieme a Radovanovic e Criscito. E in porta abbiamo ritrovato Perin dopo lo stop contro la Roma e quindi un recupero lampo che ci serve molto, perché Perin sappiamo dare tanto carisma come Paleari e Marchetti, però in questo caso, visto che è il nostro primo portiere, dobbiamo sempre averlo almeno disponibile e non avere paure o cose improvvise. A centrocampo abbiamo giocato con i soliti 5: Ciborra, Zajc, Badel, Strootman e Zappacosta, e lì davanti siamo partiti con Pander e Shomurodov, che non ha giocato una gran partita quest'ultimo, non ha fatto vedere grandi cose, però è stato in campo dal primo all'ultimo minuto provando a dare il 100%, cosa che hanno fatto quasi tutti. Dico quasi perché gli innesti, Piazza, Scamacca, non è che abbiano fatto molto per il poco tempo a disposizione. Mi stanno facendo scorrere qui sopra, perché la partita è appena finita, l'occasione che abbiamo avuto alla fine con Zajc. Abbiamo avuto più occasioni negli ultimi 2 minuti che in tutto il secondo tempo, perché appunto la partita si è svolta nei primi 45 fondamentalmente. Non abbiamo visto una gran partita, non è stato il big match del sabato sera delle 20:45, su questo siamo sicuri, però la traversa di Berami e l'errore di Zajc alla fine, diciamo che ci hanno un po' tenuto qui, perché questi 3 punti sarebbero stati fondamentali. Il primo tempo è stato interpretato molto molto bene secondo me, e c'è stato un solo errore, il gol dell'Udinese fondamentalmente, perché quell'errore lì ci è costato molto, quella diciamo non disattenzione, ma quella gran giocata di De Paul che ha messo in porta Pereira, e diciamo non il rigore di Cristo, perché ci può stare, però un po' troppo fermi e piatti, forse quello potrebbe essere, ma nessuno si sarebbe mai aspettato una palla del genere. Abbiamo pareggiato contro una grandissima squadra, perché l'Udinese è una signora squadra composta da Pereira, e praticamente De Paul e Llorente, poi gli altri girano intorno a questi tre, e questi tre non risposti, cioè riescono a girarti come vogliono. Appunto, primo tempo comunque eravamo andati in vantaggio dopo 8 minuti con il gran cross di Strootman per Pandev, che con una velocità incredibile si è girato, ha calciato, sembrava la partita giusta, però purtroppo non è andata così. L'Udinese, ripetiamo, è veramente una grande squadra, quindi anche il pareggio ci sta, sanno difendersi, sanno giocare in avanti, sanno fare molte cose, e pensavo di riuscire a portarla a casa, però dopo l'1-1 invece pensavo di perderla, perché veramente le giocate lì davanti mi hanno spaventato parecchio, cioè mi spaventavano parecchio sul momento. Comunque niente, siamo così messi in classifica a 28 punti, abbiamo 8 punti da Torino, terz'ultimo, che però deve recuperare 2 partite, che sono sì con Lazio e Sassuolo, ma deve recuperarle, e domani giocherà contro l'Inter, e non siamo salvi, il campionato è ancora molto molto lungo, e diciamo che queste partite andrebbero vinte per dare lo stacco salvezza, soprattutto quelle in casa, però ci sta non provare a portarle via e non riuscirci la stessa. La prossima sarà contro la Fiorentina, se non sbaglio, in casa, e lì bisogna provare a fare sti 3 punti, perché vanno benissimo i pareggi, perché non si perde, però adesso che siamo lì, che manca poco, soprattutto noi tutti genuani vorremmo dire basta, è finita, ci leviamo un altro problema per quest'anno, però dobbiamo stare molto attenti, perché appunto lo stesso Torino, lo stesso Cagliari sono grandi squadre, e come Rosa sono molto forti, e quindi fino all'ultimo bisogna stare concentrati, attenti, e queste partite non perderle assolutamente, perché queste sono partite fondamentali, ma il grande Balla lo sa. Alla fine abbiamo perso solo contro l'Inter, Roma e Sassuolo, quindi
il lavoro è giustissimo, non si può dire assolutamente nulla. Comunque la prestazione dei ragazzi è stata buona, sui calci d'angolo non ci diamo, perché anche oggi sui due o tre cross che hanno fatto ci hanno dato sempre loro, e quindi questa è una cosa che va un po' controllata, e vabbè, tutto sommato un pareggio che ci sta, sicuramente ci sta di più di quello del derby. Oggi abbiamo affrontato una squadra che appunto ci pressava e ci attaccava, invece nel derby erano tre punti scritti che però non siamo riusciti a prendere, e quindi ce la siamo presa in quel posticino. Allora, la partita è terminata, quindi 1-1, il video termina qui, la mia analisi era un po' così, questa qui, spero vi sia piaciuta, e alla fine, all'83esimo, mi ha fatto scorrere adesso qui l'occasione di Nestorowski, che ha rischiato però anche per l'Udinese di portarla a casa, quindi alla fine, tutto sommato, va bene così. Bisogna però stare concentrati al massimo, perché non è finita. E questo Ballardini lo sa benissimo. Noi ci vediamo con un prossimo video, restate sintonizzati qui da Vast. Ciao a tutti.